Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite e come ogni giorno mappe creative che vi porto qui sul canale e contest dedicato al bundle che è uscito proprio l'altro giorno con queste due skin, il bundle Luna Radiosa. Come fare a vincerlo? Basta iscriversi al canale, attivare la campanellina. Lasciare un like al video, scrivere nei commenti qua sotto il vostro account Epic e seguirmi su Instagram e mettere il like alla foto dedicata appunto a questo bundle. Se arriveremo a 10.000 iscritti, sceglierò tra i commenti uno di voi che riceverà in regalo questo bundle da 1.000 800 V-Bucks con due skin, backpack e piccone. Ora passiamo al video di oggi, mappa creativa 420 99 65 8169 42 20 99 65 81 69 Red versus Blue Team Death Match, che andremo a startare in modalità partita privata e andremo a vedere insieme quali sono i tasti da cliccare e il percorso per guadagnare tantissimi punti XP. Verificate che la versione sia la numero 3, mi raccomando, se no non guadagnerete punti esperienza. E una volta startata in modalità partita privata, seguite tutti i passaggi. Andiamo al centro della mappa. Tanto già stiamo guadagnando punti PE, XP, e andiamo ad attivare il tasto che troviamo lì dove c'è quel bel 60. Quindi qua attiviamo, interagisci. Poi ci giriamo. Tanto i punti esperienza iniziano a salire, ci giriamo e andiamo qua sul lato opposto. E qui in alto c'è, a sinistra, qua in alto esattamente qui c'è il tasto interagisci. Una volta entrati in questa secret room, dobbiamo inserire il codice 1414, quindi clicchiamo qua su enter. E qua mettiamo dentro il codice 1414 e si attiverà il timer. Una volta scaduto il timer, verremo teletrasportati direttamente nella secret room. Eccoci qua. Qui dobbiamo andare su questa. Il primo passaggio è questa colonna. Qua in basso troviamo il primo tasto. Eccolo qui. Lo clicchiamo e inizieremo a guadagnare un bel po' di punti XP. 6.000. Bah, non male. Secondo passaggio, andiamo qua a destra. E qui dove c'è il masso, eccolo qui. Secondo tasto e altri punti XP, altri 2600 XP. Terzo tasto, andiamo a sinistra, passiamo il tronco. Esattamente qui dove c'è questa. Ci sono queste pietre, qua in mezzo troveremo il tasto da cliccare. È esattamente in questa posizione qua. Eccolo qui. E lo clicchiamo e altri punti esperienza che si aggiungono a quelli di prima. Nuovo passaggio, entriamo dentro nel tempio e qui dove c'è la torcia abbiamo un altro tasto da cliccare.
e altri punti esperienza. Andiamo avanti. Altro passaggio. Andiamo dentro, poi giriamo a sinistra, qui dove c'era la torcia, usciamo da qua e dobbiamo andare da questa parte. Qui c'è la seconda struttura, qua dobbiamo salire, ok, e poi salire sul cornicione che c'è qui, perfetto, e da qua, dal cornicione, dobbiamo andare sopra il tetto, quindi saliamo sopra, perfetto, e qui dove c'è il tasto, eccolo qui, interagisci e altri punti XP. Guardate come salgono, altri 9k più o meno, quasi 9k. Ora, altro passaggio, scendiamo giù, andiamo all'interno della struttura, qui dobbiamo entrare e sulla sinistra avremo il tasto da cliccare, quindi adesso entriamo dentro e qui sulla sinistra, ecco qui, go back, quindi torniamo nell'arena. Intanto abbiamo livellato, livello 49, direi niente male. Lato rosso, saliamo, subiremo qualche danno ma non fa niente, saliamo, e qua a sinistra abbiamo il tasto interagisci che ci darà altri punti esperienza. Stessa cosa per il lato blu, e intanto come salgono, altri 9k fatti, quindi andiamo verso il lato blu e andiamo a vedere dov'è il tasto da cliccare. Quindi saliamo sinistra, saliamo e qui dobbiamo usare questi jumperini qua, questi qua, jumper e poi subito deltaplano. Quindi così lo attiviamo, deltaplano, e saliamo sopra il livello superiore, qui nell'angolino, il tasto da cliccare. E abbiamo completato tutti i passaggi di questa mappa creativa. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, se volete partecipare al contest, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete il video, lasciate un like, nei commenti il nome dell'account Epic e seguitemi su Instagram, like al post, e anche lì se volete scrivere il vostro account Epic per partecipare al concorso. Supportatemi con il codice creatore il GianYT tutto attaccato da rinnovare ogni 2 settimane. Io vi auguro una buona giornata e un buon game a tutti. Ciao!